dirette anche ad hoc su questo argomento. Sì. Dicevamo il nostro decalogo, che diceva che eravamo arrivati alla tirchieria. Alla tirchieria, oh? Esatto. No, io sono arrivata alla mutanda di Bridget. Beh, però quello io lo metterei all'interno di un decalogo donna. Certo. Più che quello degli uomini. Quindi se vogliamo continuare quello delle donne, io direi anche il rapporto morboso che molti maschietti hanno con la propria mamma. Oh mamma mia. Cioè io all'epoca, nella mia gioventù, ho avuto la sfortuna di frequentare una persona del genere che praticamente non faceva un passo se non la mamma non fosse informata. Oh, cioè, mamma mia. Voglio dire, forse esatto, molto, uscivamo in tre, hai detto bene, mi vergogno a dirlo, ma uscivamo in tre. Però, sai, all'epoca ero innamorata, una delle mie prime relazioni, parliamo proprio di dell'adolescenza. 25 anni fa? Sì, nella preistoria, quando ancora non c'erano le macchine a motore, ma bensì a vapore, però è successo anche quando questo. Non c'era il telefono, ma c'era soltanto il telegrafo. No, c'erano, vabbè, adesso stiamo esagerando. C'erano però i primi effettivamente cellulari. C'erano i primi cellulari, ma si utilizzava cellulari. Sì, praticamente delle cabine del telefono portatili. Sì, senza gettoni. Esatto, senza gettoni. Quanto costava chiamare, telefonare? Costava veramente tanto. Costava tantissimo. Costava tantissimo, ricordo infatti le discussioni con i miei perché arrivavano delle bollette astronomiche infatti, del telefono, infatti. C'era anche questo, quindi a quel punto t'armavi o di scheda telefonica o sì, di gettoni o di saccocciata di gettoni e andavi alla cabina a telefonare. Anzio, ti ricordi? Sì, mi ricordo, vabbè tu sei anche testimone di quel periodo perché noi ci conosciamo, per chi non lo sapesse, ci conosciamo ormai da 32 anni. E a questa la gente interesserà, chi lo sa? Chi lo sa? Penso di no, però noi lo diciamo. Beh, noi lo diciamo, ecco. Non nascondiamo nulla dei nostri passati. Andiamo avanti col vademecum oppure vogliamo sentire un'altra canzone? Io allieterei tutti con un'altra canzone e poi proseguiamo. Che noi dici? Abbiamo scelto di mettere anche Sally nella versione della Mannoia, una canzone di Vasco Rossi, cantata da... Ovviamente cantata da una donna, però. Mannoia. È una canzone di qualche anno fa, che secondo me è molto 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 bella, molto femminile, molto profonda e niente, direi che l'ascoltiamo. Vado? Vai. Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sei ha patito troppo, Sei ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Sally cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile
torna la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse Sally è proprio questo il senso, il senso del tuo vagare. Forse alla fine ci si deve sentire davvero un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento come se fosse l'ultimo. Cammina per la strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, però un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato. Eccoci di nuovo online, on air. Allora, ricapitolando. No, aspetta, io volevo solo fermarmi un attimo se vuoi. Su dimmi. Questa bellissima canzone, sulla frase che penso che ognuna di noi avrà scritto sul suo diario quando andavamo alle superiori o comunque anche postato su Facebook. Uh-huh. Perché la vita è un brivido che corre via e tutto in equilibrio sopra la pazzia. Soprattutto tutto l'equilibrio sopra la pazzia credo che possa descrivere bene lo stato d'animo di ogni donna, no? In certi momenti sì, siamo tutto un tutto po' questo equilibrio sulla follia, per quanto una donna cerchi di essere razionale, alla fine la sua follia va avanti e forse così ci rende vive, no? Ma è una follia scientifica. A volte anche follia irrazionale, cioè follia elogio alla follia, insomma, ecco. secondo te vuoi raccontarmi una cosa, hai fatto mai una follia? Perché la vita è un brivido che corre via e tutto in equilibrio sopra la follia. Ma hai preso un attimo alla sprovvista, sai? Non ti aspettavi? Non me l'aspettavo una cosa così profonda. esatto, dal calzino bianco a discorsi. Forse, guarda, devo dire la verità, forse follia per amore no, nel senso che sono sempre stata abbastanza pagata, diciamo. Boh, ecco. Mi permetto di negare. Di sentire? Sento, sì, mi dispiace ma dissento. Ti ricordi qualcosa che io ho rimosso? No, forse ricordo. L'ho rimosta apposta. No. Parliamo di cose in generale, cioè... No, dimmi tu intanto. Ma io penso che vuol dire la follia ci renda vivere, no? Ma non necessariamente per tematiche legate all'amore, no? Diciamo proprio
a livello emozionale, no? La follia rientra, diciamo, proprio. Però tra le... tu hai una mente più razionale. Io ti ricordo sempre che ho una mente matematica. Vabbè. Lo sai. Lo so, infatti. Per cui per me. Non a caso tu hai fatto matematica, ho studiato antropologia. Hai studiato lingue, quindi voglio dire. Sì, Antonette, ricordo che alle superiori andavi a Bottardi, che era un linguistico. Yeah. È vero. No, però, guarda, a me questa frase fa venire i brividi, veramente. Sì, ma materialmente, una tua follia. La voglia, ne ho fatte parecchie. Una eclatante? Vabbè, la devo proprio raccontare, non mi va a dire che sono cose private. Sono, diciamo, cose private, va bene. Torniamo al decalogo. Insomma, se ti trovassi davanti con l'inferno, con la lì maglietta carina, io ti toglierei semplicemente il maglione, insomma. E se te lo trovi davanti col calzino bianco? Toglierei il calzino bianco. Perché dentro, diciamo, l'involucro quindi nasconde una bella... Però si dice anche che l'abito fa il monaco. Non fa il monaco. Beh, in quel caso non fa il monaco. Non fa il monaco? Ok. Infatti. Ma a parte adesso, oggi abbiamo incentrato questa puntata su Bridget Jones. Abbiamo anche, no? Molto improvvisato, ragazzi. Esatto. Scusateci, ma ci siamo anche divertiti. Non era neanche. Cioè, potevamo rischiare anche di non trasmettere oggi, quindi. Grazie ai nostri uomini, è vero? Esatto. Lo voglio dire ad ampio, grazie ai nostri uomini, ma. Abbiamo rischiato, ma poi c'è Lorenzo che ci supporta grazie Lollo. Studio, grazie Lorenzo, ci ha dato supporto per iniziare questa trasmissione oggi. Questa sarà la prima di una lunga serie. Noi trasmetteremo tutti i lunedì, facendo insomma un excursus su tutto quello che sono non solo i decaloghi amorosi, ma anche oggi abbiamo anche un po' scherzato. Esatto, insomma, ecco, oggi come prima puntata è però stata leggera. Posso fare una proposta? Sì. A quei pochi o poche che ci hanno ascoltato, magari anche di proporci direttamente delle tematiche. Ovviamente. Da affrontare. Anzi, chi vuole può anche intervenire fisicamente o telefonicamente nelle, esatto, prossime adesso puntate. Ci organizzeremo in questa settimana per far intervenire anche altre donne all'interno delle nostre trasmissioni. E io la getto lì, vorrei il nostro Presidente della Repubblica Donna, il prossimo. Possiamo eventualmente parlare di questo nella prossima trasmissione di lunedì prossimo, insomma, che ne pensi? No, io penso che sì, è un bel argomento. Potremmo anche parlare della presenza delle quote rosa, oppure della presenza delle donne in politica, quanto pesano le donne in politica? Beh, considerando che purtroppo ci hanno fatto una legge a parte per farci votare, insomma. Però insomma, diciamo, anche non è che vogliamo ammorbarvi, come dire, no. Anche con toni ironici, ma cercheremo di affrontare, insomma, tematiche, esatto, serie. Parliamo delle suffragette. Partendo dalle suffragette, perché no? O dalle staffette partigiane. Anche. E no, cercheremo, insomma, di, diciamo, oggi è stata una premessa, insomma, un po' ironica. È stato anche un po' divertente per noi. Un po' anche perché non l'abbiamo mai fatto, però insomma ci siamo divertite. Però diciamo che le prossime. Nelle prossime puntate saremo anche più preparate. Esatto, manterremo un tono ironico, però andremo a toccare temi importanti. Metteremo anche forse un po' di musica un po' differente, perché oggi l'abbiamo... Perché abbiamo chi ci doveva supportare doveva anche cercare le musiche adatte. Scarichiamo le colpe, diciamo. Ecco. Non stiamo scaricando le colpe, ognuno aveva i suoi compiti, noi avevamo proposto noi abbiamo musiche. Adempiuto alle nostre, esatto, cose. Comunque ringraziamo ancora Lorenzo che ci ha dato un enorme supporto e purtroppo qui ci stanno per cacciare perché inizierà tra breve un'altra trasmissione. Allora, vi ringraziamo. Ok, Maura è ancora tra noi, vi saluta, sono ecco, la inserita la voce, come lo esatto. Dire. Allora, vogliamo chiudere, niente, non... Gnaboffa, come si dice qui. L'anzianità, la vecchiaia, certo, incombe, quindi... Come si dice in italiano, non gna posso fa. Gna posso fa. Infatti. Allora, grazie a tutte. Grazie a tutte. E vi salutiamo con questa canzone di Pearl Jam, Just Breathe. Buon lunedì grazie sera. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.